didn't want the drama, got the ooze. Shipped the whole crew to the cruise. Doing shit you don't even see in movies. Ride with me, boss. I got a hard head, but her ass up. She want the last name with the ring on it. Cause I pulled out a million cash, stole her plane on it. Siamo qui ai quarti finale della World Cup tra Spagna e Perù. Stavo facendo 4-4, vabbè, una partita attesissima. Lo sapevamo che era una bellissima partita. E secondo me state giocando in contemporanea Islanda e Egitto. Questa secondo me è ancora più bella di quella. Stavo facendo una partita ad alto ritmo e veramente state dando di santa ragione sia l'una che dall'altra parte. Però vabbè, comunque voi eravate partiti benissimo. Vabbè, avete subito un po' il loro gioco. Che ne pensi? Comunque per portare questa qualificazione a casa, dove fai? E come detto tu, è stata una partita tesissima e secondo me per portare il risultato a casa dobbiamo soltanto giocare come sappiamo e mantenere la calma e non rispondere alle provocazioni. Finalmente stiamo vedendo un po' di intesa da quando mi sta portando a bella... che dici? Sì, vabbè, basta soltanto un po' di tempo, comunque è facile. Sempre nemici poi dopo... È sempre giocare vicino, è facile giocare vicino a Fede. Vabbè, in bocca al lupo per il secondo tempo. Prego. If you a freak, then you come on with me. And I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. Ci manca assai, tutto per salutarlo. E comunque noi siamo sempre stati gli stessi, oggi non è una giornata per niente, secondo me. Meno male che De Vivo oggi ha deciso veramente di fare una grande partita e quindi sono contento. Penso che meritiamo il campionato del girone. Sì, no, siete passati, bravo. E comunque meritate perché avete fatto una grande squadra che mantiene un ritmo molto molto alto. Se no oggi avete dimostrato veramente a unire una posizione importante. Spero. Va bene, bocca al lupo per le altre fasi finali.